Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, non so come sia messa l'inquadratura, secondo me non è messa tanto bene. Non lo so, forse sarò un po' storto in questo video, ma chi se ne frega, secondo me mi vedete abbastanza bene. E poi non sono bravissima a posizionare la videocamera, insomma, non sono abituata a filmare qui. Io praticamente non mi siedo nemmeno mai qui, su questo tavolo gigantesco, in questa stanza, perché di solito mangio davanti alla TV o in cucina, sinceramente. Però nei mukbang filmiamo qui perché è il posto più comodo, ragazzi, perché altrimenti sono sul divano tutta storta. Da notare, se non mi strozzo prima anche qua, da notare che ho posizionato la sedia preparata solo per Gatto Denver, perché ormai ho capito che in tutti i mukbang lui si piazza e mi fissa. Comunque ve lo dico subito, sì, io accarezzo i miei gatti e poi mangio, e non mi crea un qualsiasi tipo di problema, non mi fa schifo, non lo farei agli altri, però a me non dà fastidio, e quindi i miei gatti non escono di casa, sono puliti, li lavo comunque, giusto per poter, perché ogni mukbang io ho i gatti qua, tipo Gatto Denver qua, Gatto Stella, puntualmente mi arrivano i messaggi: tu mangi e poi tocca il gatto, che schifo. A me non fa schifo, quindi fatevene una ragione, io continuo a farlo. Comunque oggi, da notare, perché ogni volta che io faccio un mukbang mi viene detto: Nicole, quello che mangi tu è l'antipasto di questo youtuber, Nicole quello non è niente, Nicole non hai finito quello che hai ordinato, quindi adesso sono fatti vostri. Ho ordinato una pizza maxi che di solito è per 3 persone, ha anche 4 credo, è più grande di me, sicuramente più grande di Gatto Denver, ma non mi sono fermata a questa pizza maxi, ragazzi, rendiamoci conto. Ho preso anche il calzoncino alla Nutella, 2 evidentemente calzoncini alla Nutella, cioè ho preso quello che costava di meno, poi ce n'era, forse era 4, boh, io ne ho presi 2 calzoncini alla Nutella. E penso che il corriere che mi ha portato l'ordine pensava ci fosse un party, tipo una festa, invece sono solo io. Un po' come quando al sushi ordino un sacco di roba, sono solo io e mi danno tipo 2 o 3 bacchette, capito? Cioè 2 o 3 set di bacchette sono una brutta brutta offesa, no? Giusto tanto per dirlo, bisognerebbe chiedere, che poi uno magari insomma ci rimane male. Comunque sto litigando un po' con questo maglione oggi perché ha uno scollo un po' troppo grande. Comunque, allora, numero uno, io inizio perché ho una fame da lupi, non ce la faccio più. Notare, ovviamente, non so se si vede, la mia immancabile Coca Zero, bicchiere con cannuccia, perché poi, quando ho fatto la night routine, mi avete detto: ma Nicole, bevi il tè senza la cannuccia? Lo so, ma non è tè, ragazzi, non aveva teina, era una tisana, e quindi se non contiene teina non bevo con la cannuccia, perché comunque non mi macchia i denti, la teina che macchia i denti. Pensavate di avermi fregato, invece no. Comunque questa è una classica margherita e io inizio l'apoteosi dei sensi. Oggi mi sento molto Trisha Paytas. Gatto Denver, vedi di strusciarti da un'altra parte, ti è bellissimo, amore mio. Io ti amo, io ti amo. Comunque, questa è la pizza di... ma il cartone non è più quello. Una volta avevano i cartoni personalizzati, è una catena, ma non l'ho mai vista in altre città, magari c'è solo a Trieste, e si chiama Pizza New, e io amo la pizza di Pizza New. Ah, però devo dire che è un po' cambiata negli anni, perché era un pochino più sottile. A me di solito piace di più la pizza alta, quella napoletana per intenderci, però anche quella più sottile, come facevo una volta, non è male, ma anche questa è buonissima. Comunque devo godermi questo momento, è buonissima. Gatto Denver mi sta mostrando la schiena perché è arrabbiato, non gli sto dando nulla, notarlo, vedete? La tastellina non ci posso credere, mangiava le crocchette, se n'è andata e adesso è tornata a mangiarsi altre crocchette, io non ho parole. Poi inutile che mi dite che sono obesi, ragazzi, cioè il cibo è là, poi adesso sta scavando vicino alla ciotola perché cerca di sotterrare le crocchette per dopo, cioè rendiamoci conto. Cosa scavi sul tappetino, Audrey? Vabbè, la mia gatta è particolare. Non ditemi che sono obesi, loro mangiano quello che vogliono mangiare, sostanzialmente, io non posso prelevargli il cibo, non ce la faccio. Tra l'altro, aggiornamento gatti,
scusatemi se parlo con la bocca piena, ma penso che questo sia il fulcro, cioè questo penso che siano i mukbang, cioè non ho alternativa. Oh, Gatto Dover si è steso, adesso si è messo a fare la nonna qua. Amore mio, che bellissimo. Aggiornamento su Gatto Dover. Gli sto lavando i denti e sto applicando il gel che mi ha dato la veterinaria una volta a settimana, invece il lavaggio denti quotidiano, però spesso gli viene il sangue, ha le gengive troppo infiammate perché gli viene il sangue, anche se faccio pianissimo, molto leggera, quindi non capisco. Oh, comunque devo portarlo in ogni caso a fare il controllo della veterinaria, quindi vedremo che cosa mi dice lei, perché secondo me non basta pulirgli i denti, cioè bisogna fare qualcos'altro, perché a parte che gli fa il solletico e non se lo lascia fare, cioè non è che mi fa morda o anzi, assolutamente, Gatto Dover è un angelo, non mi farebbe mai del male, né a me né a nessun altro, neanche per caso, cioè mai. Lui non sa né che può mordere, né che ha le unghie, cioè lui è veramente un angelo. Però non riesco a pulirgli bene, perché continuo ad aprire e chiudere la bocca e gli fa il solletico. Comunque io ci provo, ma secondo me purtroppo ha dei dentini molto molto, anzi beh, quello che ha detto la veterinaria, ha dei denti molto sensibili e molto predisposti ai problemi, specialmente adesso che avanza con l'età, perché Denver è del 2011, quindi farà, eh sì, farà 8 anni il nostro Denver a luglio, però 8 anni per un gatto sinceramente è appena entrato nell'età adulta, quindi io direi che no. Vero? No, mi sa che 7 è l'età anziana. Boh, non lo so, scrivetemelo voi. Oh mio Dio. L'altro giorno, quando filmavo la mia routine, stavo guardando proprio il video di Trisha con la pizza. Mi è venuta una voglia matta di pizza. Ma ce l'ho solo io questa cosa, che quando guardo in TV qualcosa o su un video di YouTube, in questo caso, vedo che mangiano una data cosa, io ho una voglia irrefrenabile di quel cibo lì. È una cosa che ho, oh mio Dio, ho pomodoro ovunque, cioè ma avvisatemi ragazzi. Cioè, io mi sono portata tutto il rotolo di tovaglioli, cioè, ma si può essere veramente. Non lo so, ogni volta mi viene una voglia matta di quello che vedo in TV o su YouTube. Ah, quindi in questo caso devo assolutamente prendermi la pizza, la sua era maxi, perché questa era la misura, e quindi l'ho presa. Il primo pezzo se n'è quasi andato. Io andrei giù di Coca Zero. La Coca Zero, sono sempre più convinta che provochi dipendenza. Cazzo, deve essere scappato, tra l'altro, non so perché. Ma io mi sto trattenendo dal berla prima di cena, cioè la bevo soltanto quando ceno, 2 bicchieri quando ceno e basta, perché altrimenti sarei capace di bere Coca Zero tutto il giorno e non voglio assolutamente farlo, bevo acqua naturale. Però la sera così ci sta. Tra l'altro voglio anche ringraziarvi tanto 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 per tutti i complimenti, io mi vedo tutta storta in questo monitor, comunque spero l'inquadratura non sia poi così male. Voglio ringraziarvi per i complimenti che mi avete fatto sul taglio e sul colore di capelli. In realtà sì, forse volevo tagliarli un po' di più, ma per adesso non li taglierò più di così, anzi li faccio crescere un attimino, però sono molto contenta di averli schiariti. In realtà spesso li schiarisco e poi non vado a fare i colpi di sole per un sacco di tempo, nel frattempo si amalgamano con il mio colore. Questo è, cioè non è che io vado e li schiarisco, stavolta no. Teoricamente li voglio sempre così chiari, ma poi non vado a fare i colpi di sole per un sacco di tempo e ovviamente c'è il mio colore sotto, che è tipo, se questo è un biondo chiarissimo, il mio colore naturale è biondo. Quindi né biondo chiaro né biondo, almeno così me l'hanno descritto sempre i parrucchieri. Divento bionda chiara in estate quando vado al mare, quindi prendo tanto 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 sole con il sale eccetera. Quindi, e spesso me lo chiedete. Altra cosa, io, cioè, non ce la posso fare.
Volevo parlare di questa cosa. Allora, io ho postato su Instagram, proprio oggi, la foto della 10 Years Challenge, cioè ho postato una foto del 2008 e poi una foto del 2018, di me nel 2008 e di me nel 2018. I commenti mi fanno morire da ridere, perché un sacco di commenti che mi dicono: ah, si è rifatta il naso, ah, ti sei rifatta il naso, hai più di qualcosa di rifatto. E io sono lì che dico: no, il mio naso è sempre uguale. Cioè, a parte che non capisco come... Allora, numero uno, cosa che ho da dire è che esiste il contouring. Una volta però non lo sapevo fare nel 2008. Numero due, nel 2008 non sapevo come posizionarmi nelle foto, perché le angolature, le angolazioni, angolature delle foto non erano proprio il massimo. Comunque il gatto Denver è di là che grida, se lo sentite. Gatto Denver, vieni qua, no? Gatto Denver! Ecco, quindi no, il mio naso è sempre lo stesso, solo che cambiano inquadratura e contouring. Però no, no. Non so tra l'altro perché mi viene detto così spesso. Sto scegliendo il prossimo pezzo, ragazzi, un attimo di raccoglimento questo. Non so perché mi viene detto così spesso che mi sono rifatta il naso, cioè mi viene detto di tutto, che mi sono rifatta gli zigomi, il seno, il mento, le labbra non le ho rifatte. L'unica cosa che proprio io faccio è il filler all'acido ialuronico sul labbro superiore, questo sì, ma è una cosa che si riassorbe nel corpo, se ne va dopo qualche mese, non è chirurgia. Quindi però non capisco perché mi viene detto di tutto, ma non capisco perché proprio il naso, perché evidentemente so fare il contouring meglio, oppure negli anni il mio naso è migliorato nella crescita, non lo so. Comunque, non so se ringraziare o arrabbiarvi per questi commenti, ma ne ho visti talmente tanti riguardo al mio naso e anche altre robe di chirurgia estetica, che appunto non so se arrabbiarmi o riderci su, che mi fa un po' ridere. Comunque, questa pizza è grandiosa. Mi sa che ho poca batteria, quindi se si spegne dovrò iniziare a filmare con la videocamera dei vlog. Se vedete un cambiamento in quadratura per questo. Comunque voglio ricordarvi con questo video che giovedì 24 gennaio, oggi ovviamente sono un disastro, giovedì 24 gennaio, quindi tra pochissimo sarò a Milano per incontrarvi da Sephora al primo piano, quindi appena entrate, Sephora in Duomo, quindi in Corso Vittorio Emanuele, appena entrate, piano di sopra, io sarò lì giovedì 24 gennaio, quindi appunto tra pochi giorni, dalle 15 alle 18.30 per incontrarvi. Potete venire, chiunque di voi può venire a salutarmi o a vedermi dal vivo, o a chiedermi qualcosa o chiacchierare un po' con me, farvi una foto, appunto anche solo guardarmi, nel senso, io sono lì, ovviamente è per il lancio del kit con benefit. Il mio kit sopracciglia top, se lo postate su Instagram, le stories, nelle foto, taggatemi, mi raccomando, perché mi piace un sacco vedere quando acquistate il mio kit o vi fate il trucco col mio kit e mi taggate su Instagram. Comunque è in occasione appunto del lancio del mio kit e faremo questa tappa di Milano, assolutamente, e poi una tappa a Roma il primo di febbraio. Comunque vi farò il video separato, dedicato anche per l'incontro di Roma, perché sto aspettando che sia confermato al 100%, quindi per adesso, perché io speravo anche in altre città, vi tengo comunque aggiornati. Oh, mamma mia ragazzi, questo ve lo devo raccontare. Allora, numero uno, vi devo chiedere in realtà, perché ieri notte, per voi non so quando caricherò questo video, quindi per voi sarà qualche giorno fa, cambio completamente argomento, a mezzanotte e 3 minuti, mezzanotte e 4, no, prima cosa volevo chiedere a voi che state in Emilia Romagna, in Veneto, se si è sentito tanto il terremoto e come state, prima cosa. So che non ci sono vittime o danni o niente di preoccupante, ma voglio sapere come state, anche perché solo la paura
del terremoto, so che cosa significa, l'ho provata ed è veramente veramente brutta. Io invece ero sul divano a mezzanotte e 3 minuti che lavoravo al computer, come al solito io di notte quello faccio. Ma cosa stai facendo? Cioè io non so che cosa stiano facendo i gatti. A un certo punto sento come dei passi, tipo provenienti dalla cucina, tipo boom, 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 boom. E poi non ho sentito la terra sotto di me tremare per niente, questa è la cosa strana che mi ha un po' fregato, ma ho sentito le porte di casa che non sono, cioè sono praticamente, come dire, se le... vi avevo spiegato delle porte, quindi se le agiti praticamente non sono fissate né sopra né sotto, neanche da un lato, e quindi tremano un sacco. E ho sentito tutte le porte di casa tremare, è durato anche un bel po', e i gatti erano terrorizzati così, io lì sola, ma il bello è che sono così cretina che non ve lo posso nascondere, cioè lo so, prendetemi in giro fino al 2036, però io pensavo tipo ci fosse un fantasma, perché mi è successo, allora, ho una giustificazione, mi è successa talmente tante volte questa cosa delle porte che tremano fortissimo, che io, e ogni volta ho controllato, e non era mai il terremoto, cioè io me lo dicevo Nicole, il terremoto, io andavo, controllavo, c'è stato un terremoto, ma mai, e quindi ormai avevo accantonato la cosa del terremoto, poi è risuccesso, non controllo il tacker del terremoto, e io ero terrorizzata sul divano con la luce accesa, tipo così, tipo non mi sono mossa dal divano per mezz'ora per il terrore, neanche l'intelligenza di andare a controllare su internet se magari stavolta c'era davvero il terremoto, no, io terrorizzata, seriamente terrorizzata, non mi sono alzata, i gatti pure terrorizzati, perché vedo loro terrorizzati, mi terrorizzo, cioè che cosa devo fare? Cioè io, prima cosa, per vedere se sta succedendo qualcosa, guardo il gatto. Se sono tranquilli, ok. Se sono in allerta o molto preoccupati come ieri, allora sono molto preoccupato anch'io, capito? Molto preoccupata. E quindi le porte tremavano e io me la stavo facendo letteralmente sotto, avevo il cuore che mi batteva fortissimo. Appunto, poi ho scoperto che era effettivamente il terremoto, mi sono sentita una scema, ma tutto questo per dirvi che ho sentito anch'io il terremoto a Trieste, l'ho sentito molto bene, appunto non ho sentito la terra che tremava sotto di me, ma ho sentito tutte le porte tremare, quindi si è sentito molto molto bene, anche qua. Quindi posso immaginare come posso essere stato vicino all'epicentro, comunque in Emilia Romagna, o magari in Veneto. Quindi fatemi sapere se poi l'avete sentito anche in altre parti d'Italia. Da quanto ne so, si è sentito più verso il nord-est. E vi dico, a Trieste ho sentito bene. Ho chiesto tipo chi era in strada a quell'ora, non ho sentito nulla. E tipo mia mamma dormiva e non ho sentito nulla nemmeno lei. Non credo mi avrebbe svegliato se fossi stata sveglia. Ma forse sì, per via delle porte. E lì me la sarei fatta veramente sotto. Cioè, ma vi immaginate? Da sola mi sveglio con le porte che tremano in tutta la casa. Nicole non pensa a un terremoto, Nicole pensa a un poltergeist. Probabilmente sarei scappata in strada. Tutti scappano per il terremoto, io, oddio, i fantasmi! E tutti là, cretina il terremoto. Cioè veramente, mio Dio, che scena. Comunque, sono il secondo pezzo di pizza. È andato a mangiare le crocchette, forse ci degnerà della sua presenza, ma non sarei tanto sicura. Comunque non vedo l'ora di vedervi a Milano, sono super 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 contenta, super super emozionata, mi raccomando, è gratis, tutti possono venire, non ci sono limiti di età, se siete miei follower venite, che a me fa tanto 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 piacere conoscervi. E altra cosa che vi ricordo anche qua, per chi porterà il mio kit all'evento, quindi o l'avrà acquistato già prima o l'acquista lì, da Sephora appunto, ci sarà una sorpresina molto carina, che però ancora non vi svelo, ma vi farò sapere tra qualche giorno. Però una cosa molto carina che insomma secondo me farà piacere, e quindi vi aspetto giovedì 24 gennaio a Milano, non vedo l'ora. Poi, questo pezzo era molto a modo di video annuncio, quindi vi aspetto, ciao! Non mi so, calmati. Comunque.
Altra cosa devo menzionare, a parte che il party a Milano è stato fantastico, e per questo devo ringraziare molto, vabbè, ovviamente voi che mi avete portato a realizzare un sogno così grande, ma anche Benefit per l'organizzazione, perché è stato magico, meraviglioso. Ho visto che nelle stories, nel video, non so dove, su Instagram, comunque, è nata tipo questa conspiracy, tipo si sono viste delle gambe maschili in una mia story o nel video, e tutti hanno iniziato a speculare, ma chi è quella persona che era con lei all'evento? Non so come, era un evento chiuso, ma tutti ne stanno parlando, non ho ben capito. E c'è bisogno di altra Coca Zero. E io mi sono letteralmente stupita, perché c'è tipo, siete dei segugi, cioè non vi si può nascondere niente, manco quando, cioè non vuoi nascondere, ma nel senso, non, voi siete veramente dei segugi, vedete e sentite tutto, è incredibile sta roba, è incredibile. E comunque è tutta questa grande cosa di parlare, io ragazzi, fidanzati, chi lo sa, oh mio Dio, sarà lui, chi lo sa, chi è quella persona. Allora, tanto volevo solo dirvi che se mai io, cioè sarà il momento di parlare di una cosa così, e insomma ve lo dirò, quindi cioè se ci sarà, se sarà il momento, io ve ne parlerò quando sarà il momento. Se non ne parlo, evidentemente non ne parlo, non so se ha un senso quello che voglio dire, però mi ha veramente veramente stupito, perché non mi aspettavo una roba del genere, però sostanzialmente questo. In questo momento non voglio, perché mi viene chiesto anche tantissimo dei messaggi privati, in questo momento vi lascio un po' col mistero, nel senso che a volte della mia vita privata non parlerò così tanto, almeno per il momento, però non lo so, è difficile, è veramente difficile, perché non sono una persona famosa come quella che intendete voi e non so gestire tutte queste cose, quindi praticamente non speculate, perché è impossibile sapere le cose fino a quando le dico io. Questo è, ma in realtà se volete farlo perché siete curiosi, cioè capisco. È solo che mi ha fatto veramente tanto ridere il fatto, ma in buona fede, che ci fosse tutta questa curiosità e questo guardare ogni piccolo particolare e notare tutto. Siete veramente, ripeto, dei segugi, dei falchi. L'altro giorno ho visto il video di uno youtuber che si è mangiato 8 panini fish filet al McDonald's. E io mi sento un po' come lui in questo momento, perché sto contando i tranci, questo è il terzo. Però lui si è mangiato 8 panini fish filet del McDonald's, cioè voglio dire, non uno, non due, 8. Tra l'altro, l'altra sera ho ordinato il McDonald's, e il mio preferito, il panino con pesce, appunto il fish filet, era sold out. Adesso, tutto il mondo prende in giro quelli, pochi cani, o pochi gatti, quello che è, insomma, noi poca gente, che ordiniamo il fish filet dal McDonald's. Cioè praticamente sono io e forse altre 3 persone in tutto il mondo. Tutti ci prendono in giro per questo. Ah, ma chi è che se lo mangia il fish filet? Ma perché? Cosa, sto panino esiste? Ok, io lo ordino. È il mio preferito, per me esiste, ok? Sono l'unica, lo so. Però voglio dire, come fa a essere sold out, che tipo non lo ordina nessuno e tutto il mondo mi prende in giro per questo? Non mi è piaciuta questa cosa, ve lo dico. Tanto ho ordinato con Uber Eats, che è l'unico che ti porta il McDonald's a casa a Trieste, no sponsored anche qua, però è vero. Quando l'ho scoperto, forse era meglio se non lo scoprivo, perché già 2 volte ho ordinato. Però questa volta non mi hanno portato il fish filet perché era sold out e io mi sono molto molto arrabbiata. No, soprattutto. Però mi chiedo come sia possibile che proprio quello sia sold out, visto che, cioè, non lo ordina nessuno. Ma
Comunque. Devo dire che non mi aspettavo di essere sazia con tre tranci. Ma mi sa che anche Trisha ne ha mangiati tre o quattro. Non lo so. Forse dovrei essere fiera di me stessa, perché tre tranci sono veramente, veramente tanto. Oggi praticamente non ho mangiato niente. Sono due pezzetti di pane e prosciutto tipo questa mattina. Quindi insomma, direi che ho dato il meglio di me in questo mukbang, ragazzi. Ma non è finita, perché abbiamo ancora il calzoncino e la Nutella. E come sapete, io, ma so che anche per tanti di voi è così, io posso essere sazia di salato e non farcela più, ma ho uno stomaco a parte, apposito per il dolce. Quindi quando quello del salato si riempie, c'è sempre comunque quello per il dolce che è vuoto, capito? E è così che funziona. Quindi se io adesso non riesco a mangiare più pizza, comunque posso mangiare il calzoncino. Insomma, ecco, era per spiegarvi. Ecco, io ho due stomaci. Direi che questo pizza sarà il mio pranzo e cena di domani. Sempre così. Ordino troppa roba e poi pranzo e cena di domani. O solo pranzo o pranzo e cena di domani. In questo caso penso anche cena, perché è veramente enorme. Tra l'altro ho notato che volevo dirvi, serie TV, sto per finire la Haunted Hill House, finita, meravigliosa. Io ho amato Haunted Hill House, la serie più bella di sempre. A parte che sono ancora terrorizzata del tizio fantasma con il bastone che fluttua da terra e che in una delle puntate finali viene tipo, si avvicina a uno dei fratelli e tipo lo fissa, mamma mia, io ho gli incubi per quello lì, io cioè, mi vengono i brividi, mi sono spaventata tantissimo con quella scena, ancora ci penso. Però veramente Haunted Hill House, la serie TV preferita di sempre, di sempre, vicino direi a Lost e a Breaking Bad, che sono generi completamente differenti, ma a me piace l'horror, quindi meravigliosa. E adesso sto per finire Penny Dreadful. Non ditemi come va a finire, ok? Sto per finire Penny Dreadful, sono tipo la penultima puntata della terza serie, quindi mi so che poi non ce ne sono altre di serie di Penny Dreadful o di stagioni, mi correggete sempre, stagioni Nicole, ok? Sai che non ce ne sono altre di stagioni. E poi sto guardando contemporaneamente Orange is the New Black, che ho iniziato a guardare anni fa, ma ogni tot poi mi stufo e non lo guardo più, non so perché. Capita solo a me con Orange is the New Black, boh, non lo so. Altra serie TV che io ho smesso di guardare anni fa è Once Upon a Time, la videocamera si era spenta ma non era la batteria. Altra serie TV che io ho smesso di guardare anni fa è Once Upon a Time, ma vi sto parlando tipo di 3 anni e mezzo fa, sicuramente 3 anni e mezzo fa, o comunque sì, 3 anni fa. E non so sinceramente se poi sia andata avanti tanto oppure no, mi fate sapere, e soprattutto fatemi sapere se è andata avanti, se merita guardarla oppure no, perché mi ricordo che dove ero arrivata io stavo cominciando ad essere un pochino noiosetta. La prima stagione era la più bella secondo me, o forse le prime due, mi sto sbagliando, quanti ce n'erano? Certo, ho visto due, non mi ricordo, forse anche tre, non mi ricordo. Ma questo per dirvi anche di consigliarmi nuove serie TV su Netflix, in particolare se ci sono horror oppure misteriose, non fantasy, oppure anche altre che coinvolgano tanto. Ho sentito parlare di You, ma di che cosa parla? Non so di che cosa parla. Mi hanno detto che è tipo inquietante, una roba del genere, boh. Che cos'è You? Poi tanti mi avete consigliato Black Mirror, ma dal trailer non mi sconfifferava tanto, boh, non so. Fatemi sapere se ne sono uscite delle altre, perché appunto una volta finito Penny Dreadful praticamente non so che cosa guardare, quindi vi sarei grata. Allora, a questo punto io passerei ai calzoncini alla Nutella, che ancora mi sto chiedendo perché ne ho presi 2 e non 1, penso che 2 fosse il minimo. Allora,
My god. A parte che ho mangiato anche un craffin con la crema oggi e forse non era proprio il caso. Ne mangerò uno e poi ovviamente l'altro per domani. L'impasto è quello della pizza. C'è lo zucchero a velo sopra e all'interno c'è la Nutella. Non ce n'è tantissima però. Riuscite a vederla? Non ce n'è tantissima, ma è molto molto buono. Ovviamente mi sporcherò ovunque, ma non facciamoci caso, penso che sia parte dell'esperienza di mangiare questi calzoncini alla Nutella. Sono divini, ma quanto è buona la Nutella, ragazzi. Io odio ammetterlo. Beh, preferisco il latte condensato, latte concentrato, condensato, zuccherato. Quella è la mia cosa preferita al mondo, infatti non lo compro mai. Ovviamente sarei obesa. Ma quanto è buona proprio la Nutella. È pazzesco. Fantastici. È veramente, veramente buoni. Una volta avevano anche le crocchette di pollo e le patatine fatte senza olio in questa pizzeria, le ordinavo sempre, adesso non ci sono più. In compenso avevano anche gelati e adesso hanno solo questi, però questi sono buonissimi. Ma sapete quante cose sono cambiate? Io prima di partire per Amsterdam, per dire, metà Trieste era diversa, sono tornata 3 anni e mezzo dopo, no, 4 anni e mezzo dopo, quasi 5, la città era cambiata. Negozi diversi, l'autobus non fermava più in quelle fermate, non... cioè è stato veramente veramente difficile e ancora adesso. Ok, alla fine la batteria effettivamente si è spenta e ho dovuto cambiare videocamera, non so come sia l'inquadratura anche qua, ma sì, è stato veramente strano perché ancora adesso che sono tornata da 3 anni o 3 anni e mezzo tipo, comunque ancora tante cose non le riconosco o sono cambiati gli orari, roba del genere. Voi mi dite che io mangio con eleganza, ma io ho i miei grossi dubbi su questo. Potevo metterci un po' di più di Nutella, voglio dire, ma non è male, mi ha fatto male. Un po' di Coca-Cola ci sta comunque. Anche se la cosa che berrei più volentieri adesso con questi panzerotti è il latte. E io non bevo mai latte. Praticamente mai. Ho il latte di mandorla che preferisco, ma in generale mi fa anche male allo stomaco il latte se non è quello senza lattosio. Comunque, io a questo punto sono veramente, veramente quasi sazia, ma voglio finirlo perché è troppo buono. Comunque, è molto, molto bello perché ogni volta che, specialmente ultimamente, ogni volta che incontro qualcuno di voi che fa parte della mia family, che mi vuole bene, dal vivo intendo, ogni volta mi dite: Nicole, ti prego, non ascoltare gli haters, vai avanti così, sei forte, ti vogliamo bene. E sappiate che aiuta tanto, aiuta veramente veramente tanto. Non date per scontato che chi ha un seguito così grande stia abituato ormai ai, non voglio dire ai complimenti, ma agli incoraggiamenti, e che non serva più. Serve sempre, tantissimo, anzi forse proprio ancora di più quando si ha un pubblico grande, perché vuol dire che si hanno anche tanti haters. Mi fa molto molto piacere che lo facciate. Quando mi incontro per la strada è bellissimo. Continuate sempre a fermarmi se mi vedete. Quante volte mi dite, cioè, mi arrivano messaggi costantemente e mi scrivete: ti ho visto, mi seccavo di disturbarti, ti ho visto, ma non volevo. Eri con altra gente, mi seccavo di disturbare, eccetera. Ragazzi, vi prego, se siete miei follower e volete salutarmi, avete tutto il diritto di farlo. Non mi arrabbierò mai con voi, anzi, mi fa piacere.
Chi mi ha incontrato lo sa. Mi fermo sempre, a parte se sono di fretta, no, ma comunque vi saluto, vi do un abbraccio, però mi fermo sempre a chiacchierare con voi, se volete ci facciamo la foto, no, qualsiasi cosa, quindi mi fa veramente onestamente piacere. Io ve lo dico sempre, provate a immaginare voi, iniziate a fare video un giorno nella vostra cameretta, poi arrivate ad avere un seguito così grande e i tuoi follower ti fermano per la strada, tu hai l'occasione di incontrarli, quindi ti fa super super piacere e ti fermi volentieri, quindi se mi vedete vi prego fermatemi, chiacchierate come non vi fate problemi se anche non sono sola, cioè venite a salutarmi, mi fa piacere. E comunque chi è con me, insomma amici, insomma tutti sanno che sono una youtuber, quindi nessuno fa strano se qualcuno viene a salutarmi, anzi io saluto sempre con molto piacere i miei follower, non solo vi do un abbraccio, vi bacio, insomma sono contenta di conoscervi dal vivo. Perché, come vi dicevo nell'annuncio dell'incontro di Milano, io non ho il lusso di vedervi quotidianamente o di appunto conoscervi dal vivo, io sono sempre da sola a filmare nella mia stanza con la mia videocamera, sono sola, so che parlo a tantissimi di voi ma sono sola, non ho l'opportunità di vedervi e quindi gli incontri ovviamente meraviglioso, ma anche quando mi fermate per la strada mi fa tanto 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 piacere, quindi per favore fatelo. Ok, beh, sono le 10:15 tipo e io sto mangiando fettuccini alla Nutella dopo 3 tranche di pizza maxi, cioè sto esplodendo veramente. Non potete capire. Oh mio Dio. Altra cosa peraltro. Mi sembra, è veramente assurdo, perché come si parla di chirurgia estetica o di migliorie all'aspetto esterno, esteriore, boh, allora, avete capito? Molto spesso dico no, non l'ho fatta questa cosa. E mi viene detto anche in modo maleducato, invece sì, si vede. Tipo, le faccette dentali. Non ho fatto niente. Se i miei denti sono diversi dall'inizio di YouTube, cioè quando ho iniziato a fare video tipo nel 2009, è perché uno, ho portato l'apparecchio. Di solito i denti cambiano con l'apparecchio. Sì, anche con le faccette dentali, ma non le ho fatte. Nel caso mio è l'apparecchio. Lo porto la notte, quindi non lo vedete nei video. Numero due, faccio gli sbiancamenti, quindi se vedete i denti più bianchi è perché faccio tanti sbiancamenti, cosa che non dovrei fare perché il mio dentista non è tanto contento di ciò, anzi mi ha espressamente detto di smetterla, ma io continuo, sì lo so, non dovrei, ok, lasciamo stare. Io sono brava a darvi consigli non a seguirli, questo si sa, proprio come Alice, nel paese delle meraviglie, io sono uguale. Io so dare ottimi consigli, ma poi seguirli mai non so. Se non conoscete il cartone di Alice nel paese delle meraviglie della Disney perché è troppo vecchio, chiudete subito questo video e andatevelo a guardare perché è meraviglioso, io so a memoria. Comunque direi che questo volevo dire, stavo perdendo il filo del discorso, sia per quanto riguarda appunto quelli che pensano che io mi sia rifatta il naso, mi viene scritto ti sei rifatta il naso, cioè chiedetele le cose, la vita è mia, non potete saperlo, vi può sembrare, ma cioè dovete chiederle le cose, ah ti sei rifatta questo, ah sì invece le faccette dentali, invece sì, no, chiedetele le cose, io poi rispondo, però non si può dare per scontato che quello che a noi sembra sia vero, sarebbe un po' folle nella vita se agissimo così, no? Si chiedono le cose, ah ma mi sa che qualcosa è cambiato, hai fatto qualcosa, si chiede, no? Ah ti sei fatta... Non penso che nella vita reale lo direste così, tanto con nonchalance. Comunque, se un giorno voi doveste conoscermi, visto che quando ho fatto il filler al labbro superiore solo di acido ialuronico, che dopo qualche mese se ne va, già lì ho filmato tutto, addirittura tenevo la videocamera mentre me lo iniettavano per farvi vedere, non ho nessun problema. Quindi se mai io farò Botox, mi rifarò il naso, e spero non sia così brutto a doverlo rifare, ma se dovessi rifarmi il naso o il botox, qualsiasi cosa, il botulino è la stessa cosa, io porterò la videocamera e filmerò il tutto, cioè non è che lo nascondo, quindi se lo faccio lo porto la videocamera, cioè chi se ne frega, non me frega niente, quindi insomma almeno fino a quando non lo faccio non vorrei sentirmi dire che lo faccio, perché no, non ho fatto il botox. Penso che il fatto che io dimostri meno dell'età che ho, perché mi viene detto quotidianamente praticamente,
È perché, ragazzi, non prendo il sole e quindi ho molte meno rughe rispetto ad alcuni miei coetanei, ma solo per il fatto che io comunque non sto al sole e quando sto al sole ho la crema 50 e la continuo a riapplicare costantemente. Oppure è genetica, anche se, insomma, cioè, comunque, sinceramente la mia pelle non è che sia perfetta, eh. Però non mi sono fatta il Botox, eh. L'espressività ce l'ho ancora, santo Dio. Nel senso, no? Ma perché poi, cioè perché dovrei farmi il botox? Cioè, lo farò quando avrò 55 anni, ma non adesso. Cioè, comunque. Direi che abbiamo fatto. Ho cercato di fare del mio meglio per imitare Trisha Paytas. So che lei Queen e io al massimo princess, che lei è veramente la regina dei mukbang. Io ci provo ad essere come lei, ma non ce la farò mai. Lei aveva quella torta enorme che era fantastica per il suo 12° compleanno su YouTube. Io sto per fare 10 anni su YouTube perché il 2019 sarà l'anno in cui io farò 10 anni su YouTube. Fine agosto. So che era proprio il 26 di agosto perché mi ricordo come l'avete detto in tanti. Comunque il 26 di agosto saranno 10 anni che faccio video su YouTube. Io non avrò la torta strafiga che aveva Trisha Paytas, forse avrò un tortino, un cupcake, non lo so. Comunque, questo è quanto. Penso di aver guardato nel monitor per tutto il video, non nell'obiettivo. Questo sta proprio a, come dire, per sottolineare il fatto che sono una YouTuber da 10 anni e non so ancora dove guardare nella videocamera. Comunque, super super buono, ultimo sorso di Coca-Cola. Spero di avervi fatto compagnia mentre cenavate, mangiavate, pranzavate, non lo so. Mi dite in tanti che vi piace seguire i miei mukbang perché pranziamo assieme, ceniamo assieme o fate colazione con me, così vi tengo compagnia, che è molto molto carino. Voglio dare anche un abbraccio di incoraggiamento perché tantissime ragazze soprattutto mi stanno scrivendo dicendo che in me trovano la forza con i miei video di superare magari una rottura, superare un momento brutto della loro vita, eccetera. Sappiate che li leggo i vostri messaggi, vi sono vicina e quando mi dite che vi regalo un sorriso in un momento di tristezza, per me è il complimento più grande, è veramente il complimento più grande che voi possiate farmi. Se io nel mio, non nel mio piccolo, ma io che non sono veramente niente, riesco a regalare un po' di allegria, anche solo un sorriso ad una persona che ne ha bisogno, io so, cioè, visto che per me il senso della vita è un po' questo, no? Aiutare o magari rallegrare o comunque fare nel mondo quello che vorrei che facessero anche gli altri, cioè mi cerco di confrontarmi così, anch'io non sono perfetta, però questo per dire che è veramente il complimento più bello che mi fate quando mi dite queste cose, quindi vi ringrazio dal cuore. E niente, questo per oggi è tutto. Un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!